Matti Costruzioni, dal 1958 in mobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera in via Meucci 5. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sulle notizie del giorno. Addio ai compiti a casa nelle scuole elementari, che in Francia si faranno direttamente a scuola attraverso delle ore di studio accompagnato aggiuntive. Lo aveva promesso in campagna elettorale Emmanuel Macron e dal prossimo settembre la promessa diventerà realtà. Lo ha assicurato il neo ministro dell'educazione francese Jean-Michel Blanquer. L'idea dello studio aggiuntivo non è nuova e risponde sicuramente all'ansia dei genitori apprensivi, ma soprattutto la necessità di evitare che i compiti creino ulteriore disparità tra i ragazzi a seconda che la famiglia di provenienza possa aiutarli nello studio oppure no. Cosa ne pensi di questa nuova legge francese? Beh, comunque, cioè, a mio parere non è una cosa molto positiva, perché ad esempio io sono sempre stata abituata a responsabilizzarmi con le cose che dovevo fare, i compiti e lo studio, e quindi penso che comunque sia un dovere degli studenti organizzarsi e fare i propri compiti. Quindi trovi che fare in modo che i bambini, i ragazzini non facciano i compiti a casa e in qualche modo li deresponsabilizzi? Esatto. Penso che potrebbe avere un senso, nel senso non ho avuto esperienze dirette con questo tipo di modalità, però non è da escludere che possa portare dei risultati a livello. Quali potrebbero essere secondo te le agevolazioni o comunque i fattori positivi che potrebbero ripercuotersi su questi bambini o questi ragazzi nel non fare i compiti il pomeriggio? Ma penso che sia un vantaggio anche a livello di essere seguiti, del modo in cui si è seguiti, nel senso che se i compiti verranno svolti a scuola, si ha un contatto diretto con chi li assegna, quindi una maggiore attenzione anche nello svolgimento, nel capirli. Che va bene quella prima idea, come in Francia, che devo i compiti farli in classe tutti, così non c'è disparità tra uno e l'altro, famiglie di ceto medio e delle etnie magari nere, intanto che abbiamo 50 etnie in Italia. Che almeno anche quelli che non sono dei nostri italiani possono fare i compiti insieme, penso che sia la cosa migliore. C'è chi dice che far fare i compiti a casa ai bambini aiuta anche a responsabilizzarli, in questo modo invece non li sarebbe. Vero, tutte balle, non aiuta proprio niente a fare i compiti, anzi apprendo di più facendo la scuola, magari fare un'ora in più dopo scuola. Io quando andavo a scuola, al pomeriggio ci fermavamo fino alle 4, parliamo del 52-53, e facevamo i compiti, ha capito? E tutti insieme ci aiutavamo e si imparava di più. 24.000 persone hanno firmato una petizione affinché i compiti a casa vengano completamente aboliti. Come si spiega questo successo? Beh, perché comunque la maggior parte degli studenti vorrebbe non farli i compiti, però alla fine ognuno di noi dovrebbe prendersi la briga e la responsabilità di farlo. Però mi sa che a firmare sono stati i genitori. E evidentemente non riescono a tenere a bada i propri figli. Ma penso che nel senso abbiano avuto i loro motivi per farlo e quindi credono in questa iniziativa.